Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi finalmente vi porto la recensione di uno dei best buy dell'anno passato, ovvero del drone portatile di casa DJI ed in particolar modo ovviamente del modello Mavic Mini. Prima di cominciare ragazzi, come sempre, vi chiedo il consueto supporto al canale, invitandovi ad iscrivervi ed attivare la campanellina proprio qui sotto. Questo per me è molto importante, mi permette di tenere in vita il canale stesso sempre portando nuovi contenuti. Bene, ma veniamo al prodotto di oggi, che penso non necessiti di alcuna presentazione e di cui ho già effettuato tra l'altro l'unboxing qualche tempo fa. Per chi se lo fosse perso vi lascio il link qua sopra. Beh, per chi non lo sapesse, questo è stato uno dei droni più venduti nel 2019, ma soprattutto è quello che ha ufficialmente sancito l'ingresso in questo mondo da parte di molti neofiti, curiosi, aspiranti dronisti, appassionati e tante altre categorie che fino ad allora non si erano mai spinti in questo mondo, principalmente per due motivi. Il primo è strettamente economico e riguarda quindi il prezzo di questi concentrati di tecnologia che per raggiungere un buon livello di affidabilità e qualità richiedevano un esborso economico non indifferente. Il secondo motivo riguarda invece la portabilità, spesso non indifferente, che porta però con sé anche delle limitazioni legali a tal proposito, in quanto la norma vigente in questo settore è tutto tranne che chiara ed intuitiva. E qui apro una prima parentesi e fornisco giusto qualche cenno sotto questo aspetto, in quanto se ne potrebbe tranquillamente fare un video, se non di più, solo per quanto riguarda i regolamenti. Quindi nel caso, se interessati, fatemelo sapere qui sotto nei commenti che mi organizzo. Dunque, il grosso problema della normativa vigente che regola l'utilizzo dei droni riguardava e riguarda tuttora il peso degli stessi, in quanto oltre i 250 grammi di peso richiedeva e richiede tuttora tutta una serie di procedure che hanno sempre fatto desistere chi voleva utilizzare il drone come un semplice compagno di viaggio amatoriale. Beh, DJI con questo modello ha del tutto rivoluzionato le carte in tavola e se n'è uscita con questo concentrato di tecnologia che pesa solo 249 grammi, ovviamente appositamente progettato per farlo rientrare nei limiti dei 250 di peso e essere considerato quindi inoffensivo. Se a questo ci aggiungiamo che il prezzo è tutto tranne che inaccessibile, ecco che allora la formula è completa per raggiungere i risultati citati poc'anzi. Infatti, per concludere il discorso normativa, un drone sotto i 250 grammi ci permette di utilizzarlo senza alcun patentino e quando la nuova normativa europea entrerà in vigore, a questo punto immagino nel 2021, ovviamente non dovrà neanche essere provvisto di dispositivo di localizzazione e riconoscimento remoto. Per dover di cronaca è giusto comunque precisare fin da subito che, premesso quanto detto, un Mavic Mini dovrà comunque essere provvisto di assicurazione RCA, che è obbligatoria, ed in caso di volo urbano dovrà comunque al momento essere provvisto di paraeliche e quindi anche essere registrato come trecentino, in quanto con il paraeliche supera i 250 grammi, con conseguente applicazione del QR code e patentino dedicato. Ecco, ho riassunto all'estremo quanto richiesto dall'attuale normativa, che come detto, ricordo, verrà aggiornata nel 2021, dopo l'ennesimo rinvio causa Covid avvenuto quest'anno. Bene, ma archiviato l'aspetto burocratico del drone, andiamo finalmente a vederlo nel dettaglio. Questo sarà un video, come vedete, indoor, in quanto ho in mente di fare un video, se non di più, all'esterno sul come affrontare i vari ambienti con un drone, quindi vedere nel dettaglio anche questo modello in un utilizzo reale. Per quanto riguarda invece la recensione tecnica che andremo ad affrontare in questo video, il drone, come detto, pesa solo 249 grammi e quando richiuso misura solo 140x82x57 mm, il che lo rende estremamente trasportabile ovunque. Io personalmente lo tengo, come vedete, nell'apposito fermaelico originale DJI nel mio zaino tutti i giorni e non ho mai avuto alcun problema. Come notate, io ho dotato il mio drone di un'espressione molto aggressiva, il che non è solo un fattore estetico, ma è anche molto utile per intimidire qualche specie di uccello che potrebbe minacciosamente avvicinarsi al vostro dispositivo in volo, facendolo desistere. Io personalmente l'ho testato positivamente con rondini e gabbiani. Ricordo però che questo drone è possibile acquistarlo stand alone oppure nella nota versione combo, che per 100 euro in più vi dà anche la custodia dedicata per il trasporto e relativa protezione, ricambi aggiuntivi, paraeliche, batterie di scorta e caricatore annesso esterno. È evidente quindi che senza pensarci due volte la versione combo, così completa e fornita ad un prezzo consigliato di 500 euro,
conviene sicuramente rispetto alla versione standard da 400, oltre ovviamente alla sottoscrizione della DJI Care per pochi euro che vi sostituisce il drone nel caso in cui lo sfracellate, purché ne recuperiate la carcassa. Io personalmente, sapendo e prevedendo di utilizzarlo poco, solo quindi saltuariamente durante qualche viaggio o gita fuori porta, ho optato comunque per la versione standard, reinvestendo i 100 euro risparmiati nel patentino, nel paraeliche, nel fermaeliche e nell'assicurazione. Sta a voi quindi decidere in base alle vostre esigenze e soprattutto all'utilizzo che vorrete farne del drone. Direi comunque più che altro di ricordarvi che il drone nella versione base può essere ricaricato solo tramite la piccola micro USB posta sulla parte posteriore dell'oggetto, come se fosse un cellulare. Una volta che il drone viene completamente aperto, ecco che raggiungiamo una copertura dimensionale di 245x290x55 mm. Anche lo stesso radiocomando è normalmente chiuso per garantirne un'eccellente portabilità ed una volta aperto permette un agile inserimento del vostro smartphone per il controllo e visione delle operazioni effettuate col drone. Per poter funzionare è necessario scaricare l'applicazione DJI Fly, che anch'essa in linea con quanto realizzato con il Mavic Mini è pensata per essere utilizzata agilmente da tutti, anche per chi ha la sua prima esperienza APR. Sotto questo punto di vista ricordo che al momento è ancora presente un bug per il quale i telefoni Android connessi al radiocomando entrano in ricarica, consumando quindi la batteria di quest'ultimo, e DJI non ha ancora risolto questo problema, quindi se siete utenti Android prestate attenzione durante l'utilizzo all'autonomia del radiocomando per evitare ovviamente dei problemi. Il DJI Mavic Mini può raggiungere i 13 metri al secondo in modalità sport e viene garantito dal costruttore fino a 3000 metri di quota, anche se ovviamente vi invito a prestare attenzione alla rarefazione dell'aria in alta quota e soprattutto al vento che potrebbe esserci in questi ambienti. Già, il vento, ma quanto regge questo piccolo gioiellino? Beh ragazzi, questo drone può tranquillamente autostabilizzarsi fino a 8 metri al secondo di vento, che equivalgono a quasi 30 km orari. Io personalmente l'ho utilizzato senza problemi con circa 20 km orari di vento e vi posso garantire che è un vero portento. Ovviamente, come sempre, tutto deve essere fatto con cognizione di causa e lo stesso drone, tramite l'applicazione di controllo, vi avviserà in caso di vento forte. Attenzione che il ritorno automatico al punto di decollo non funzionerà in presenza di forte vento, quindi nel ricordarvi di volare sempre a vista vi consiglio di non volare se non siete sicuri delle condizioni atmosferiche. Ovviamente, per racchiudere tutto ciò in soli 249 grammi, da qualche parte DJI ha dovuto intervenire ed infatti la più grossa mancanza, se così la possiamo definire, di questo drone riguarda la dotazione sensoristica. A differenza infatti di altri modelli, gli unici sensori di cui è provvisto questo drone sono quelli sottostanti, che rilevano l'altitudine dal suolo, il che significa che non è provvisto né di sensori anteriori, né di sensori posteriori, né tantomeno di quelli laterali. In cosa si traduce tutto ciò? Beh, che se state andando contro un ostacolo con il drone, qui ci andrà dritto addosso. Il drone, che per gli stessi motivi non è neanche provvisto di active tracking, necessita quindi di un'attenzione supplementare rispetto ai suoi fratelli maggiori. Il drone attua tutti i suoi movimenti grazie ai classici sensori elettronici essenziali per qualsiasi drone, quali accelerometro, giroscopio, bussola e soprattutto GPS. Il GPS è fondamentale per questo drone, quindi ricordatevi di decollare solo se sono disponibili un buon numero di satelliti, più di 10 almeno. A proposito di sensori, vi segnalo anche di prestare attenzione a non sorvolare superfici riflettenti o acqua in maniera troppo ravvicinata, in quanto potrebbe creare dei problemi alla relativa sensoristica. Nel vano posteriore troviamo la batteria da 2600 mAh che garantisce un'autonomia di volo di quasi 30 minuti e l'ingresso per la micro USB, oltre che la presa micro USB per la ricarica citata poc'anzi. Per quanto riguarda invece il cuore video del drone, ovvero la fotocamera, si tratta di un sensore CMOS da 2 megapixel effettivi, stabilizzato meccanicamente su tre assi, in grado di produrre ottime riprese fino a 2.7K, ovviamente se priva di modalità RAW, che non è disponibile su questo drone. Quindi è un drone che, tra gli altri compromessi, ha anche la mancanza della risoluzione a 4K, ma vi garantisco che per la maggior parte degli utilizzi 2.7K sono più che sufficienti. Bene, dai, ma vediamo come funziona il drone nel dettaglio. Ovviamente nell'ordine va aperto il telecomando collegato allo smartphone,
acceso ed una volta avviata l'app ed accertatosi che tutto sia ok, possiamo procedere con l'accensione del drone stesso attraverso il pulsante posto sulla parte inferiore. Una volta che l'intero sistema è acceso e connesso, potrebbe esservi richiesta la calibrazione della bussola del drone tramite procedura guidata sul vostro smartphone, ed è tanto semplice quanto importante farla, anche se non vi preoccupate che sarà il drone stesso tramite l'applicazione a richiederla quando necessario. Come detto poco fa, io ovviamente in questo momento la faccio e ve la farò vedere ambiente interno dove sto registrando, quindi ovviamente il GPS ed illuminazione sono pressoché assenti, ma le operazioni sono esattamente le stesse anche all'aperto. Una volta che il drone è pronto per partire, accertatevi che il sistema non restituisca ulteriori allarmi e decollate solo se non sono presenti avvisi ed il segnale GPS è più che ottimo, come detto poco fa. Prima ancora di decollare, soprattutto le prime volte, fate un giro nelle varie impostazioni di sistema per controllare che tutto sia settato in maniera ottimale. In modo particolare, accertatevi che sia stata impostata una notevole quota RTH, ovvero l'altezza alla quale il drone si porterà per un eventuale ritorno a casa automatico, che deve essere oltre ogni possibile ostacolo presente in zona. Ovviamente impostate un'altitudine e una distanza di sicurezza, oltre ovviamente a settare tutte le impostazioni di ripresa e trasmissione segnale che preferite, ma il menu dell'applicazione la vediamo successivamente. Bene, se è tutto ok potete schiacciare il tasto dedicato per far decollare il vostro giocattolino. Come vedete, anche in interno, senza GPS, la stabilità è ottima e il rumore lo definirei nella norma per prodotti di questo tipo. Sul display è possibile vedere tutti i dati di volo, quale l'altezza e la distanza corrente, la ricezione GPS, l'autonomia residua, la modalità di volo, ricordo essere 3, Sport, Cine Smooth e Standard, dove sostanzialmente cambia la velocità di reazione del drone ai movimenti. Sport adatta per riprese veloci e sfuggenti, mentre la Cine Smooth è più adatta per riprese lente cinematografiche, appunto, ed anche per imparare a familiarizzare con il drone, dato che i movimenti sono molto più lenti e gestibili. Infine, sempre nella schermata principale, abbiamo i settaggi per la camera ed il tasto per l'atterraggio, che ricordo essere sia software che manuale sul radiocomando, così come ovviamente il tasto REC e le regolazioni nello spazio del drone. Per far atterrare il drone sarà quindi sufficiente farlo abbassare fino ad una quota di poco più di un metro, che lui ritiene essere quella di sicurezza, e successivamente procedere manualmente o automaticamente a confermare l'atterraggio automatico. Bene, ma vediamo velocemente cos'è possibile fare nell'applicazione di DJI Fly. La schermata principale l'abbiamo appena vista, quindi vi segnalo in più la possibilità di scegliere rapidamente la modalità di utilizzo tra video, foto e modalità automatizzata Quick Shot, oltre ovviamente al settaggio delle relative risoluzioni. Sulla parte inferiore a destra è possibile regolare l'esposizione, oltre anche ad un eventuale blocco della stessa. Al centro troviamo infine una piccola iconcina indicante il senso di orientamento nostro e del drone, molto utile per quando siamo lontani l'un l'altro. Ovviamente nell'estremo inferiore sinistro possiamo aprire la mappa ed eventualmente sostituirla con la visione della camera del drone. Il primo tab disponibile nel menu è quello relativo alle impostazioni di sicurezza viste poco fa. Nella finestra dei comandi possiamo invece decidere la modalità di volo del gimbal e tutti i relativi settaggi metrici. Nel tab relativo alla fotocamera possiamo invece impostare il formato di registrazione, oltre a gestire tutti i parametri della memoria. Infine, nella parte relativa alla trasmissione possiamo vedere e gestire tutti gli importantissimi parametri relativi alla trasmissione Wi-Fi tra radiocomando e drone. In particolar modo è possibile impostare manualmente la banda oppure impostarla in modalità auto per far scegliere autonomamente la banda meno disturbata disponibile. L'ultimo menu invece è quello relativo alle informazioni e dati tecnici del dispositivo in uso. Bene, io ovviamente le impostazioni le ho viste molto velocemente, altrimenti il video dura mezz'ora, ma spero di avervi dato una panoramica anche video di cosa è disponibile su questo drone. Per concludere con una sorta di resoconto, io penso che questo drone è e sarà una pietra miliare in questo panorama, che ha sancito e sancirà per sempre il grande passo di molti utenti comuni in questo mondo. Per me rimane in assoluto un best buy, considerando la qualità disponibile fornita a questo prezzo, seppur con qualche rinuncia tecnica, ampiamente sopperita dai vantaggi in termini di benefici normativi. Per questi motivi non vi dirò a chi consiglio questo drone, in quanto in realtà lo consiglio a tutti, ma bensì a chi potrei sconsigliarlo, ovvero a tutti coloro che utilizzano il drone in ambito professionale
e che quindi necessitano magari di una sensoristica più affidabile, oltre magari a dover per forza di cose raggiungere il 4K di risoluzione, magari anche con fotografie in formato RAW adatte ad un editing più professionale. In tutti gli altri casi, io non posso che consigliarlo, soprattutto se è il primo drone e soprattutto se lo utilizzerete in giro e quindi la portabilità è tutto. Io personalmente lo utilizzo ormai da un paio di mesi e lo porto di default nel mio zaino. Non mi ha mai deluso sotto alcun punto di vista, ma molto semplicemente quando serviva lui c'era e quello che volevo lui facilmente me lo dava. Stop, questo è quello che deve fare. Penso che per un utente amatoriale questo sia tutto il necessario. Bene, io spero che questa recensione vi possa essere stata utile, in tal caso fatemelo sapere con un bel like al video, che per me è molto importante per ricevere un feedback da parte vostra, e soprattutto con una bella iscrizione al canale per farmi sapere che quello che porto vi è utile e soprattutto di interesse. Io come sempre vi ringrazio e vi rammento l'appuntamento al prossimo video. Ciao!